Ciao ragazze, questa volta vorrei mostrarvi degli smalti olografici della Enfuo. Dunque, va detto che mentre per altri smalti olografici era sufficiente lucidare perfettamente l'unghia con una lima, appunto lucidante, e per questi smalti è veramente quasi essenziale usare la loro base specifica, diciamo. E perché in effetti ho fatto diversi tentativi, ma diciamo che l'effetto ottimale si ottiene effettivamente usando questa base, che è appunto l'acqua base. Allora, acqua base. E in alternativa, se avete anche la base per l'olografico gouache della gouache, va benissimo anche quello, è perfetto anche quello. Dunque, adesso vi mostro invece i colori. Dunque, questo è il primo, ed è il numero 61. Ed è un argento, proprio il classico silver. Ed è questo. Un effetto molto forte. In effetti questi sono stati tra i primi smalti olografici ad avere un effetto notevole. Ok, questo invece è il numero 62, che è un, diciamo, un nude. Sì, diciamo un nude o un rosa corale, insomma, dipende poi un po' dalla luce del sole o di quella artificiale. Poi questo è il numero 63, che è proprio un classico rosa. Poi c'è questo che è un po' più scuro, che è un violetto, diciamo è un po' più scuro dell'altro, è il numero 64. Poi c'è questo che invece è il numero 65, è un bellissimo celeste. Questi smalti con top coat cioè, perdono un po' del loro effetto. D'altra parte, non metterci un top coat non durano neanche tanto. Quindi magari conviene mettere un top coat dopo la seconda mano e poi magari darci su una terza mano una volta che è asciugato il top coat per avere di nuovo l'effetto, diciamo, molto olografico. E in ultimo, il numero 66, che è un verdino. Ok, non credo ci sia altro da aggiungere. Io vi saluto. Alla prossima volta, ciao!